E ogni volta che uno prende in mano una cosa, determina un'inquietudine nell'altro, perché non si sa se quelle cose le tiene secondo il principio di non contraddizione, il bicchiere e non altro, o se invece si concede alla verità delle cose che sono disponibili per una pluralità di significati. Fin qui ci siamo? Dovete dire di sì, se no ritorno su argomento. Come a scuola. Io sto usando un microfono, il microfono serve per parlare a voi, ma potrei anche prendere questo microfono e tirarlo in prima fila, allora acquista un altro significato, diventa un'arma impropria. Il principio di non contraddizione dice: questa è una bottiglia e non altro. È vero che questa è una bottiglia e non altro? È una verità? Risposta: no. Perché se io prendo questa bottiglia e la getto in prima fila, diventa un'arma impropria. La ragione è presieduta da un principio che tutti conosciamo, che si chiama principio di non contraddizione, che dice che una cosa è se stessa e non altro. La bottiglia è la bottiglia e non altro. Ma è vero che la bottiglia è la bottiglia e non altro? No, non è vero. Perché io posso prendere questa bottiglia, scaraventarla in platea e la bottiglia diventa un'arma impropria. Tutte le cose sono polivalenti, assommano in sé una pluralità di significati. Il fondamento della ragione si chiama principio di non contraddizione. Una cosa è se stessa e non è altro. La bottiglia è la bottiglia e non è altro. È vero questo? No, non è vero. Non è vero perché questa bottiglia, che di solito è un contenitore utile per bere, può diventare un'arma impropria se io la prendo in mano e la scaravento nelle prime file qui presenti. Ma cosa vuol dire credere al principio di non contraddizione? Credere che una cosa è se stessa e non un'altra, che la bottiglia è la bottiglia e non un'altra cosa. Il principio di non contraddizione è il fondamento della ragione. Ma è vero? No, dice Nietzsche, non è vero, funziona, ma non è vero. Funziona. Perché non è vero? Perché è vero che la bottiglia è la bottiglia, ma se io lo scaravento in prima fila diventa un'arma impropria, quindi la bottiglia è disponibile per molti significati. E noi pensiamo e ragioniamo come Platone ci ha insegnato a parlare e ragionare, ma probabilmente, anzi nessuna probabilità, ma lo dico semplicemente per acquietarvi, probabilmente, la ragione è solo uno strumento, non è il luogo della verità. Uno strumento regolato dal principio di non contraddizione, per cui il bicchiere e non altro, ma chi l'ha detto che non è altro? Io se lo prendo in mano vedo che nessuno si agita perché tutti pensano che io tratto il bicchiere e non altro, ma il bicchiere può diventare anche un'arma impropria e cambia significato, no? Allora, che cos'è la ragione? È un sistema di regole attraverso le quali noi diamo un significato univoco alle parole. Bicchiere. Bicchiere è un bicchiere e non altro. Ma a parte questo che è di plastica, se fosse di vetro, il bicchiere è disponibile anche per lanciarlo in prima fila e farlo diventare un'arma impropria. Quindi la ragione non riproduce la verità delle cose. È semplicemente una regola attraverso la quale noi possiamo comunicare in maniera univoca, per cui io se ti dico dammi un bicchiere, tu non è che mi porti una bottiglia o un microfono, però che il bicchiere sia un bicchiere è una regola che ci diamo noi, non è la verità del bicchiere. Che cos'è la ragione? La ragione è retta da un principio che si chiama principio di non contraddizione. E consiste nel dire il bicchiere è il bicchiere e non altro. È vero? No, non è vero. Perché se io prendo questo bicchiere e lo scaravento in platea, il bicchiere cambia significato e diventa qualcos'altro, diventa un'arma impropria. Allora tutte le cose sono disponibili a una pluralità infinita di significati. Adesso la noia arriverà al limite, però purtroppo mi dovete seguire. Principio di non contraddizione cosa dice? Dice questa cosa è se stessa e non altro. Il bicchiere e non altro. La bottiglia è non altro.
Si capisce? È vero? No. Perché io posso prendere questo bicchiere e scavalcarlo in platea e il bicchiere diventa un'arma impropria, cambia significato. Allora qual è la verità? Che il bicchiere non altro, oppure che il bicchiere ma anche qualcos'altro? Il principio della non contraddizione dice il microfono è il microfono e non altro. Ecco, questo è il principio della non contraddizione, e non altro. È vero che il microfono è il microfono e non altro? Non è vero, perché il microfono è il microfono, ma può anche essere qualcos'altro. Se io in questo momento, in un momento di follia, prendo questo microfono e lo scaravento in platea, questo microfono diventa un'arma impropria. Il principio di non contraddizione, che dice che una cosa è se stessa e non altro. Il microfono è il microfono e non altro. È vero? No, non è vero. Perché il microfono che io sto usando non serve solamente ad amplificare la tua voce, perché potrei scaraventare in platea e diventa un'arma impropria, cambia significato.